Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar su IFML e la sua integrazione con altri linguaggi di modellazione quali BPMN e UML. L'obiettivo di questo webinar è quello di presentare gli aspetti base di IFML, il nuovo standard di modellazione di OMG relativo all'interfaccia utente e all'interazione utente, e la sua integrazione con i linguaggi quali BPMN e UML. Partiamo ovviamente dal punto essenziale della questione, cioè il problema della modellazione dell'interfaccia utente. Come potete vedere da questa slide, il problema è di modellare l'interazione utente è certamente uno dei problemi più complessi in ambito di modellazione software, perché realizzare l'interfaccia utente è un'attività costosa e complessa, che spesso copre la gran parte delle preoccupazioni, non la gran parte, ma comunque una buona parte delle preoccupazioni nella progettazione del software, a causa delle complessità dell'interfaccia utente, degli aspetti relativi al multi-device e ad altre complessità, non da ultimo il fatto che gli utenti si aspettano sempre più interfacce utente fluide, facili da usare, interattive, dinamiche e flessibili. D'altra parte, gli strumenti disponibili per fare questo tipo di lavoro sono abbastanza scarsi e addirittura spesso si deve rinunciare a qualsiasi tipo di strumento, cioè un po' evoluto, e tornare alla modellazione, alla progettazione di base e poi all'implementazione manuale, spesso senza grande supporto da parte degli strumenti. Pensate solo, ad esempio, alla programmazione in JavaScript delle moderne interfacce web scritte in Ajax. Per questa ragione è stato introdotto IFML, un linguaggio di modellazione standard all'interno di OMG, che nel giro di soli 2 anni è stato raccomandato come standard ed è attualmente nella versione beta, che diciamo è il passo precedente alla versione 1.0 che verrà rilasciata in febbraio 2014. IFML sta per Interaction Flow Modeling Language e rappresenta il fatto che vogliamo modellare, così come modelliamo tutto il resto delle caratteristiche dei nostri sistemi informativi, anche l'interazione utente. L'obiettivo in particolare di IFML è proprio quello di descrivere il contenuto dell'interfaccia utente, che cosa si mostra nell'interfaccia utente, e i cammini di navigazione che gli utenti possono seguire all'interno di questi contenuti. Questi cammini di navigazione sono descritti attraverso lo scatenarsi di eventi lato interfaccia utente e la prosecuzione dell'interazione utente attraverso dei flussi di navigazione. IFML poi si occupa anche del collegamento con la business logic, quindi tutto quello che descrive la logica del software di back-end o comunque di calcolo che sta dietro all'interfaccia utente e anche il collegamento con il livello di persistenza, cioè sostanzialmente con il database e qualunque tipo di supporto per la memorizzazione dei dati. IFML si focalizza sull'interazione utente. Distinguiamo questo aspetto dalla pura interfaccia utente, nel senso che ci tengo a chiarire che IFML non copre gli aspetti di pura grafica, di rappresentazione di stile e di posizionamento grafico degli elementi o di rendering. Si occupa invece dei meccanismi di interazione e della logica di interazione che uno vuole inserire nelle applicazioni, per favorire una interazione fluida da parte dell'utente. Quindi, in sostanza, IFML si prefigge di descrivere la parte di view, di vista dell'applicazione software, cioè il front-end, in termini di vari elementi che vedremo tra poco direttamente nel linguaggio. Quello che consente di fare IFML è specificare l'interazione utente da diversi punti di vista, anche coprendo diversi tipi di device e di piattaforme, incluse applicazioni mobile, desktop, web e così via. E all'interno di questo paradigma consente anche di descrivere il contesto dell'utente,
in particolare ad esempio la posizione, il tipo di macchina su cui sta navigando l'utente e così via, così come ovviamente la navigazione dell'utente tra i componenti che descrivono l'interfaccia utente. IFML dispone anche del supporto di modularizzazione, cioè la possibilità di definire pezzi di modello come moduli riusabili e anche di meccanismi di validazione, ad esempio per fare validazione dell'input utente. Gli elementi base di IFML sono rappresentati qui. Principalmente IFML si occupa di descrivere dei contenitori di interazione utente, che rappresentano sostanzialmente finestre o pagine web o schermi, screen su sistemi mobili, all'interno dei quali avviene effettivamente il rendering della grafica e la navigazione dell'utente. Dentro i containers è possibile definire, diciamo, o altri sottocontainer oppure i cosiddetti view components. View components sono i componenti visuali che vengono inseriti all'interno dell'interfaccia grafica per mostrare qualcosa o anche per chiedere input da parte dell'utente relativamente a qualcosa. Sui view component o addirittura sui container è possibile definire degli eventi. Gli eventi sono rappresentati da un pallino e rappresentano il fatto che su quell'elemento ci si aspetta la possibilità di interazione da parte dell'utente. Un altro aspetto rilevante di FML è la possibilità di definire delle azioni, cioè in sostanza dei collegamenti alla business logic di cui parlavo prima. Le azioni non descrivono in modo dettagliato che cosa succede dal punto di vista della business logic, ma semplicemente sono dei puntatori alla business logic che è descritta in altri modelli. Tutto questo è collegato all'interno di FML tramite i cosiddetti interaction flow, da cui il linguaggio prende il nome. Gli interaction flow possono essere di due tipi, navigation flow o data flow. Il navigation flow è rappresentato da una freccia continua e rappresenta i percorsi navigazionali possibili tra un componente e un altro o tra un componente e un container e così via. Il data flow invece descrive flussi di dati, flussi informativi che possono fluire anche qui da un componente a un altro o da un componente a un container. Concretamente, i flussi informativi sono descritti dal cosiddetto parameter binding, collegamenti tra parametri di un container o di un component verso un altro container o component. Un parameter binding quindi è una coppia di parametro in uscita dalla sorgente e parametro in ingresso nella destinazione. Più parameter binding insieme compongono un parameter binding group che può essere associato a un flusso di navigazione o a un flusso dati. Per essere più concreti, vediamo direttamente qualche piccolo esempio. Come vedete qui abbiamo uno scenario banalissimo in cui io voglio mostrare una finestra che rappresenta informazioni relativamente degli artisti, in cui mostro una lista di artisti mi aspetto che l'utente possa selezionare un artista e vederne il dettaglio sulla destra. Questa cosa può essere modellata in FML tramite un semplice modello di questo tipo in cui vedete un container che rappresenta la finestra, artisti, un component artist list che descrive la lista degli artisti e poi da questo component la possibilità di scatenare un evento che corrisponderà al click dell'utente, che consente di navigare questo flusso verso il dettaglio della visualizzazione dell'elemento selezionato. Su questo flusso navigazionale viene anche trasferita un'informazione tramite il parameter binding group che vedete qui in alto, selected artist, viene trasferito in un parametro in input nel component target che si chiama anArtist. Analogamente è possibile disegnare poi modelli più complessi in cui dallo stesso container posso definire vari eventi. In questo caso, ad esempio, se seleziono un artista, seguo questo link. Se seleziono un album, seguo quest'altro flusso e a seconda dei casi mostrerò il dettaglio dell'artista o dell'album. Qui in particolare i due artista e album
di dettaglio sono contenuti all'interno di un container di tipo XOR, che rappresenta il fatto che i due sottocontainer sono in mutua esclusione, cioè non verranno mai mostrati insieme, ma verranno mostrati in alternativa. Così come è possibile descrivere l'aspetto di XOR, è possibile attaccare al container anche altri tag, come vedete qui sotto, per descrivere altri comportamenti particolari, ad esempio il fatto che certe finestre possano essere modali o non modali e così via. Infine, dal punto di vista degli esempi base, vediamo qui l'uso del concetto di action. L'action viene attivata alla navigazione di questo flusso. Quando il flusso raggiunge l'action, l'action viene eseguita. L'esecuzione consiste nel andare a recuperare la descrizione dell'azione descritta all'interno di altri modelli. Quando l'azione è terminata, questa produrrà un evento di fine action, o magari di fine con successo, di eccezione e così via, e se l'evento accade, viene seguito il flusso successivo fino a un target. Oltre a modellare gli elementi base, è possibile anche dettagliare successivamente con maggiore precisione il comportamento o il contenuto dei view component. Quello che vedete qui, in particolare, è un view component descritto più in dettaglio, in cui viene indicato il tipo di view component attraverso un prototype che indica il fatto che si tratta di una lista, e poi al suo interno vengono aggiunti due elementi, questi due box bianchi, che sono i cosiddetti view component parts. Sono parti del view component che descrivono alcune caratteristiche aggiuntive. In questo esempio stiamo descrivendo due caratteristiche fondamentali. Uno, il cosiddetto data binding, il collegamento ai dati. Il data binding descrive infatti la connessione del view component con diciamo una sorgente dati a piacere, in particolare con, diciamo così, una classe o un'entità in un database, una tabella in un database, con eventuali espressioni condizionali al suo interno, per estrarre solo gli elementi rilevanti per la mia visualizzazione. Ulteriori tipi di view component parts sono ad esempio parametri che definisco per il view component. Questo è già un primo esempio di uso combinato di IFML con altri linguaggi di modellazione. Infatti, il data binding che abbiamo appena visto mi consente di collegare il mio view component con una classe UML specificata all'interno di un class diagram UML e anche con i suoi attributi e anche con condizioni sui suoi valori. Nella versione 1.0 addirittura sarà possibile, lo vedrete, inserire data binding verso altri tipi di sorgenti dati, quali ad esempio ontologie, modelli entità relazione, eccetera. Analogamente, anche le action sono un semplice modo di utilizzare IFML insieme ad altri modelli. Infatti, alla fine, quello che accade dentro l'action è semplicemente il fatto che l'action contiene un puntatore, una reference, a un comportamento esterno, che può essere o un metodo di una classe UML, o addirittura un intero diagramma UML dinamico che descrive un certo comportamento attraverso tramite, per esempio, activity diagram, sequence diagram, o state chart e così via. Un ulteriore dettaglio aggiuntivo, IFML è predisposto per essere estendibile. In particolare è possibile creare dei sottotipi degli elementi che esistono in IFML, ad esempio definendo tipi di evento, quindi gli eventi sono rappresentati con il pallino, ma poi è possibile definire eventi di tipo submit, eventi di tipo selection, e così, eccetera. Analogamente è possibile definire tipi di component, lista per descrivere un elenco di oggetti, form per descrivere una
insieme di campi di immissione dati, details, vuol mostrare i dettagli di un oggetto e così via. E corrispondentemente anche le corrispondenti view component part. Per esempio, una form può essere composta da field di vario tipo. Tutto questo è supportato dal meccanismo di estensibilità del linguaggio. In questo esempio già più complesso si vede come è possibile utilizzare questi sottotipi complessi. Qui stiamo usando una lista, qui stiamo usando un evento di selezione, seleziono un oggetto dalla lista, se questo accade seguo questo flusso, vado a far comparire una toolbar, in questo caso, che riceve il message set, l'insieme di messaggi, e poi corrispondentemente abilita una serie di possibilità. Cancellare, archiviare, fare un report, eccetera. Qui diciamo il modello è parziale. Questi passaggi a loro volta scateneranno delle azioni di backend. Faccio notare un'altra caratteristica di FML, il concetto di activation expression. L'activation expression è una condizione che deve essere vera affinché il componente o il container venga visualizzato e sia attivo. In questo caso, come vedete, io sto specificando che la toolbar deve essere visualizzata e resa attiva solo se l'insieme dei messaggi non è vuoto, perché se non ho selezionato nessun messaggio dalla mailbox, non attiverò la toolbar per la gestione dei messaggi. Qui abbiamo un ulteriore esempio ulteriormente dettagliato. Come vedete, qui stiamo andando a gestire il dettaglio di una form, per ad esempio creare messaggi email. Quindi descrivo tutti i campi della form, descrivo tutti gli eventi della form e i flussi, e corrispondentemente posso anche descrivere le espressioni di attivazione e i parametri che voglio far fluire. In questo caso, per esempio, io potrei voler dire che certi campi compaiono solo in certe situazioni, oppure che cliccando su un certo campo o su un certo bottone faccio apparire nuovi campi e così via. Questo è un altro esempio di modellazione che combina aspetti di interfaccia grafica, in cui ad esempio vedo una lista di prodotti nel mio cestino della spesa, nel mio carrello della spesa, poi posso inserire i miei dati, inserire i dati di pagamento, eseguire il pagamento e ottenere la risposta con il dettaglio. Quello che ci interessa adesso approfondire, però, è invece quanto tutto ciò sia utile nel contesto della modellazione più ampia di un sistema informativo. Tipicamente quello che accade è che la mia modellazione del sistema informativo non parte dall'interfaccia grafica, ma parte anche da altre specifiche, tipicamente da uno use case, che specifica i casi d'uso del sistema, da delle specifiche di business attraverso diagrammi di processo, ad esempio, e poi attraverso specifiche, funzionali più dettagliate dell'esecuzione relative ad esempio alla sequenza delle invocazioni piuttosto che alla catena di azioni da svolgere. Tutto questo è certamente fondamentale e la cosa interessante è che da oggi può essere accompagnato e integrato da una modellazione IFML che complementa la modellazione tradizionale con anche la descrizione dell'interazione utente. Perché questo è importante? Fondamentalmente per una ragione molto semplice. In assenza di un linguaggio di modellazione dell'interfaccia grafica e dell'interazione utente, quello che uno potrebbe fare per cercare di derivare l'interazione utente dai modelli è cercare di capire che cosa accade nei modelli e da qui cercare di dedurre possibili, elementi di menu, oggetti cliccabili, azioni da svolgere nell'interfaccia utente. Tuttavia, questa derivazione è molto grezza ed è tipicamente di bassa qualità. Quello che accade invece con gli FML è che tutto ciò si migliora molto. Perché? Perché
partendo da uno use case, ad esempio, io posso decidere che ciascun use case potrebbe mapparsi su un processo aziendale di dettaglio, ad esempio voglio gestire il noleggio di un'automobile, va bene, ci sarà un piccolo processo che gestisce l'avvio del noleggio, ma corrispondentemente io potrei avere anche una descrizione dell'interfaccia utente del sistema che consente di noleggiare l'automobile e poi eventualmente anche altri diagrammi dinamici che ne descrivono il comportamento. Se ho una descrizione BPMN, ad esempio, del processo che voglio implementare, IFML si integra molto bene. Perché? Perché IFML può essere visto come complementare, ad esempio, a BPMN, grazie al fatto che posso mappare, ad esempio, un'attività del processo, per esempio, effettuare il pagamento, su una parte di un modello IFML. Quindi, ad esempio, payment execution che si vede in questo processo può essere tranquillamente mappato su una, diciamo, parte del modello che descrive la grafica e l'interazione per il pagamento. Notate che quindi ciascuna azione BPMN può essere mappata su quello che chiamiamo un modulo IFML. Il modulo è un oggetto di questo tipo, rappresentato in grigio con una port d'ingresso e un port di uscita. Sui port si può far fluire parametri in ingresso e in uscita rispettivamente, e poi all'interno si rappresenta un qualunque sottomodello IFML che può essere riusato in qualsiasi punto e che può essere referenziato, ad esempio, o meglio, che può referenziare un'azione BPMN, un activity BPMN. Quindi, se in passato era necessario fare un mapping dai modelli software tradizionale a un'interfaccia utente abbastanza grezza, quello che si può fare oggi invece è fare un mapping non direttamente sull'interfaccia utente, ma cercare ad esempio di derivare l'interfaccia utente dalle specifiche software in termini di modello IFML. Questo modello IFML sarà qualcosa che, è vero, ancora una volta può essere derivato dalla specifica software, ma che poi può essere raffinato sempre a livello di modellazione per ottenere la grafica e quindi l'interazione utente che mi aspetto. Analogamente, IFML può essere anche usato complementarmente con altri aspetti di modellazione, ad esempio, se all'interno dell'azienda io gestisco la modellazione di aspetti architetturali tramite deploy diagrams o component diagrams. Se gestisco delle descrizioni dettagliate di alcune sequenze di step, per esempio nell'handshaking con altri sistemi o all'interno di sottosistemi, per esempio se descrivo l'interfaccia utente in termini di mockup grafici, tutto questo ha la possibilità di essere integrato in modo omogeneo tramite e con i modelli IFML. Infatti, se l'interfaccia utente è solo una parte della descrizione del sistema, è pur sempre qualcosa che deve essere compatibile col resto. Quindi, se io descrivo una certa rappresentazione architetturale del mio sistema tramite, ad esempio, una struttura multi-tier e così via, chiaramente la mia interazione utente deve essere compatibile. Analogamente, se io ho delle descrizioni che specificano i flussi informativi tra i diversi livelli dell'architettura, quindi passo dall'interazione utente sul browser o su un client verso un server, ad esempio web, poi vado sul data server, poi procedo verso servizi esterni, tutto questo dovrà essere compatibile con la specifica di interazione utente. Come? Beh, sostanzialmente utilizzando terminologia comune, eventi comuni e così via. A questo punto, inserisco una piccola parentesi relativamente a come IFML è realizzato. Come, sapete, IFML è appunto uno standard e non è quindi un linguaggio proprietario, non è stato, ideato, a partire da, uno specifico prodotto. È uno standard di cui esiste un, documento di specifica ufficiale, che
che la specifica IFML disponibile sui server di OMG, scaricabile gratuitamente. Questo documento contiene la descrizione del linguaggio in termini di tutte le sue caratteristiche e in particolare descrive anche e soprattutto la struttura del linguaggio in termini dei concetti che lo compongono. Questo avviene tramite il cosiddetto metamodello. Il metamodello è un modello che descrive il linguaggio di specifica. Come vedete qui, stiamo decidendo che tramite una versione semplificata di un class diagram descriviamo che cos'è IFML, da cosa è composto IFML. IFML è composto da Interaction Flow Elements, che sono collegati tramite parametri, e gli Interaction Flow Elements possono essere delle azioni, dei View Component Part, dei View Element, che possono essere container o View Component, e così via. Come vedete, le classi in questo metamodello corrispondono agli elementi che appaiono nel linguaggio quando lo si usa. Se uno guarda quindi questo metamodello, capisce quali sono gli elementi essenziali del linguaggio. Oltre a questi elementi essenziali, qui ovviamente ho riportato una piccolissima parte del metamodello IFML, IFML contiene anche i famosi puntatori ad altri linguaggi di modellazione. Come vedete qui, la parte di, ad esempio, data binding, descritta in basso a sinistra, è collegata a due aspetti fondamentali: il data binding in termini di espressioni condizionali e il data binding in termini di contenuto, dove il contenuto può essere di due tipi: può essere la classe di riferimento per il data binding e gli attributi, in questo caso di visualizzazione, cioè quindi che verranno visualizzati per quel data binding. Quello che vediamo qui è semplicemente una visualizzazione del fatto che nel metamodello stesso è specificato, in questo punto, il fatto che sono presenti dei puntatori sono presenti dei puntatori al metamodello di un linguaggio esterno che è UML 2.0. Classifier significa che questo elemento è un puntatore a una classe, e structural feature sostanzialmente che questo elemento è un puntatore a un attributo di IFML. D'altra parte, come vedete sulla destra, abbiamo dei puntatori alle cosiddette behaviors, quindi per la parte che descrive le actions, che vediamo qui in alto. Ogni action è collegata a un comportamento dinamico che può essere o un attributo o un intero modello UML dinamico che descrive il behavior. In sintesi, quello che otteniamo grazie alla standardizzazione di FML è un linguaggio noto e comune a tutti per modellare interazione utente, ma soprattutto descritto tramite un metamodello formale, con una sintassi grafica specificata e che si integra molto bene con altri linguaggi di modellazione, specialmente provenienti da OMG. Corrispondentemente, in IFML è anche specificato un profilo UML per IFML, che è equivalente al metamodello, e un formato di scambio di modelli in XMI. Tra poco vedremo anche il vantaggio di avere queste cose. Qui vedete un semplicissimo esempio di uso di FML non più come linguaggio di modellazione a sé stante, ma come un pezzetto di UML. Posso in modo esattamente analogo rappresentare gli aspetti statici e dinamici della navigazione usando direttamente la notazione UML, anche se ovviamente è un po' meno intuitivo. L'impatto di tutto ciò è il fatto che è di grandissimo vantaggio per chi fa modellazione, perché quello che ottengo è la possibilità di modellare IFML, ad esempio all'interno di WebRazio, tramite modellazione molto dettagliata di diagrammi di interazione, generazione di interfacce grafiche di livello industriale di altissima qualità, o tramite anche altri strumenti specifici per IFML. Ho la possibilità, tramite il formato di scambio XMI, di scambiare modelli tra i vari tool, tra i vari strumenti. E ho anche la possibilità di scambiare modelli anche con strumenti di altro tipo, in particolare, ad esempio, linguaggi di
strumenti che consentono di modellare in UML, classici tool per UML. Perché? Perché se questi tool mettono a disposizione il profilo IFML, oppure se banalmente me lo costruisco io rapidamente nella versione semplice che mi può servire, io potrò modellare in UML l'intero mio sistema informativo, incluso le parti basi di FML tramite il profilo UML, quindi tutto nell'UML editor. Poi posso esportare IFML e importarlo in WebRatio, all'italiana, semplicemente tramite XMI, potendo poi andare a raffinarlo e a generare il codice. Stesso discorso vale anche per altri linguaggi, quali BPMN. Questo tipo di trasferimento di modelli è possibile proprio grazie al fatto che IFML è uno standard. In aggiunta, oltre all'aspetto di scambio di modelli, è importante anche l'aspetto di trasformazione tra modelli, cioè ad esempio la possibilità di avere un modello di partenza di un certo tipo, ad esempio UML o BPMN, e poter generare in modo semiautomatico o automatico dei modelli IFML di base. Ad esempio WebRatio stesso dispone al suo interno della possibilità di modellare BPMN per specificare aspetti di business e poi per generare tramite trasformazione di modello un IFML di base di partenza per la mia realizzazione dell'interfaccia utente, che poi può essere raffinato successivamente. Quindi la potenzialità che si ottiene è una grandissima possibilità di integrazione di modelli ai livelli diversi della mia architettura software. Tutto ciò ovviamente può essere poi espanso a piacere ad altri linguaggi, ad esempio in particolare linguaggi, diciamo, del framework MDA, quali SysML per la specifica dei sistemi informativi, SoML per le interfacce e per i sistemi basati su servizi, eccetera. È possibile farlo all'interno di MDA, ma è anche possibile, diciamo, realizzare dei framework ad hoc o integrarsi con framework specifici, quale Model Driven Enterprise Engineering, sul quale stiamo lavorando proprio in questo periodo. Quindi credo che con questo abbiamo chiarito molto bene quali possono essere i vantaggi di usare una modellazione standard per anche l'interazione utente, non solo a sé stante, ma integrata all'interno di un approccio di modellazione più generale per il sistema software che si va a realizzare. Con questo io tenderei a concludere il webinar, aggiungendo due cose. Primo, se vi interessa avere una prospettiva un po' più ampia sulla modellazione, sull'approccio Model Driven Software, potete fare riferimento a questo testo che abbiamo predisposto, e che dà una descrizione generale delle pratiche di Model Driven Engineering. Secondo, per quanto riguarda gli FML, vi segnalo il fatto che WebRatio a brevissimo rilascerà la prima versione compatibile completamente con IFML, probabilmente direttamente quest'estate. L'integrazione poi con altri standard quali BPMN è già disponibile in WebRatio da tempo. Sarà poi possibile anche importare e esportare i diagrammi IFML, come descrivevo prima, verso altri strumenti. Corrispondentemente siamo anche in negoziazione, in interazione con altri produttori di tool per la modellazione software per poter integrare IFML anche all'interno dei loro strumenti. Quindi certamente la prospettiva non è quella di andare verso uno strumento chiuso, a sé stante e indipendente e a tutti i costi che vuole proteggere se stesso, ma anzi di avere un ecosistema di strumenti che insieme possono lavorare e consentire al progettista di avere tutte le potenzialità necessarie per progettare la sua interfaccia utente. Con questo io avrei concluso, vi ringrazio per la vostra attenzione. Se ci sono domande, possiamo accoglierle ora, nel prossimo minuto, in modo che io poi possa rispondere a tutti. Come ripeto, le domande le potete postare sulla sezione chat dell'interfaccia grafica di GoToWebinar.
Invece non ci sono domande, possiamo anche chiudere questa sessione. Vi ringrazio ancora per la presenza. Tenete presente che potete contattarmi in qualsiasi momento all'indirizzo marco.brambilla@webratio.com oppure su Twitter all'account Marco Brambi oppure visitando il mio blog modeldrivenstar.org in qualsiasi momento. Vi ricordo anche che su ifml.org trovate risorse, esempi, materiali e anche il link a un tool open source scaricabile gratuitamente e i cui sorgenti sono anche su GitHub, che consente di fare progettazione di interfacce tramite IFML. Grazie ancora, ci vedremo presto sul sito WebRatio, sui blog correlati a IFML.